avanti sentiremo dalle loro voci appunto quali sono i numeri e qual è la valutazione politica su questa mobilitazione. Noi ci risentiamo quindi tra pochissimi minuti, il tempo di una breve pausa musicale e poi il collegamento con la rassegna stampa.
Bene, allora torniamo in studio con lo spazio dedicato alla rassegna stampa. Diamo un'occhiata a quelli che sono i temi, innanzitutto, che trovate oggi sulle prime pagine all'interno dei quotidiani delle presenti in edicola. La politica italiana con il voto del Movimento a 5 Stelle sugli schieramenti al Parlamento di Strasburgo, quindi e la politica estera con l'attentato in Israele che ha fatto strage di soldatesse sono le due notizie principali di oggi. Apertura originale, quella del Corriere della Sera, che invece punta sul caos nelle scuole. Un ragazzo su tre ha già cambiato professore. Repubblica punta invece su Grillo. Via da Farage nell'Unione Europea con i liberali. La svolta spacca il Movimento 5 Stelle come seconda notizia. A Gerusalemme tir contro soldati, il killer legato all'ISIS, 4 morti. Anche la stampa apre con la giravolta di Grillo, collocando un taglio medio alla notizia della strage in Israele. Sul fronte della politica, da segnalare tra i tanti commenti di oggi, l'intervista alla Presidente della Camera, Laura Boldrini, su Repubblica, a firma di Giovanna Casadio, con il titolo La politica torni ad essere più concreta e basta con i bonus. Sempre sulla politica, in particolare sul Movimento 5 Stelle, è interessante la riflessione di Massimo Giannini. Qual è l'anima pentastellata? Per la prima volta, dice, verrebbe da dire, i grillini sembrano voler fare nel Parlamento di Strasburgo quello che non hanno mai voluto fare in quello di Roma politica. I prossimi giorni diranno se questa presunta rivoluzione liberale per Grillo è davvero il primo atto di realismo o solo l'ultimo episodio di opportunismo. Vedremo. Ma senza nutrire troppe illusioni, continua ancora Massimo Giannini. E senza dimenticare ciò che insegnano i maggiori studiosi del fenomeno, da Pierre André Taguieffa, Paul Pantagart, giudicato sul piano tecnico e spogliato da ogni criterio valutativo, il populismo ha da sempre un'essenziale capacità camaleontica. Il populismo è senza anima, aggiunge Giannini. E dunque, qual è l'anima pentastellata? A quale diavolo sono disposti a venderla per dimostrarsi pronti a governare? Sulle questioni bancarie, da segnalare l'intervista al sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta, che dice banche sì alla lista nera dei debitori, e sul Mattino a pagina 4. Sul Corriere invece Enrico Marro, lotta alla povertà è il momento di agire, a pagina 26. Sempre a firma di Enrico Marro, il diario sindacale sulle pagine del Corriere dell'Economia dedicato ai congressi della CISL e della UIL, e quindi alle battaglie per la successione sullo sfondo del congresso della CGIL nel 2018, appunto, tutto questo Corriere Economia, pagina 12. Infine, per tornare ai referendum della CGIL, è il Mattino che oggi cerca di fare un quadro sul dibattito tra i giudici costituzionali che dovranno decidere sull'ammissibilità, e cioè Jobs Act, la consulta divisa sul referendum. Amato per l'inammissibilità del quesito sui licenziamenti, la relatrice Sciarra a favore. Non ci sono ostacoli per le firme raccolte sui voucher e sugli appalti responsabili. Valentina Errante lo scrive a pagina 7, sempre del Mattino. Chi sostiene l'ammissibilità del referendum sostiene l'omogeneità e l'unitarietà del quesito. Il quesito di fatto riguarderebbe l'estensione di una garanzia reale già vigente per quanti siano stati assunti prima del 2013, abolendo di fatto una disparità tra i cittadini. Chi sostiene la tesi della relatrice Silvana Sciarra fa riferimento a un'altra sentenza della Consulta emessa sulla stessa materia nel 2003. Ed ora un'occhiata veloce a quelli che sono i titoli dei vari giornali. Diamo un'occhiata al Fatto Quotidiano, che effettivamente è rimasto un po' fuori da questa prima panoramica sugli argomenti. Dunque, lo stiamo cercando in questo momento. Il Fatto Quotidiano apre con la RAI paga per farsi insultare l'ex superconsulente Merlo, contratto da 240.000 euro, attacca su Rai 3. E a centropagina, questo è il titolo di apertura, ISIS, il pericolo armi e chimiche, è la storia di copertina, quindi il titolo a centropagina. Report internazionali, servizi segreti, intercettazioni, strani furti, da tempo si associano ai terroristi, strumenti non convenzionali. Ecco dove, come e quali
sono, quindi un approfondimento sicuramente da seguire per chi ha un po' a cuore e segue la politica internazionale e questi eventi che hanno bisogno appunto di una lettura, di un approfondimento, perché si perde un po' la dimensione qui dall'Italia a capire che cosa sta realmente succedendo sui fronti di guerra, che sono alcuni manifesti, Iraq piuttosto che Siria o Afghanistan, altri invece sono del tutto invisibili e hanno bisogno appunto di essere in qualche modo decifrati. Poi è sempre interessante come approfondimento meningite, come curare la psicosi da epidemia e poi ancora usi e consumi pasta, la lotta per sapere se c'è grano straniero, tutto questo su Il Fatto Quotidiano di oggi. Bene, allora terminiamo qui questo spazio dedicato alla rassegna stampa, veloce ma molto sostanzioso e preciso su alcuni temi. E noi ci risentiamo tra qualche minuto. Vi ricordo l'appuntamento alle 10:40 è con Francesco, un edicolante di accumuli che in questo periodo tra terremoto e nevicate abbondanti sta sicuramente subendo dei danni alla propria attività, ma sicuramente con lui parleremo poi di come sta andando in genere la distribuzione dei giornali in queste zone, considerando appunto che la neve è caduta abbondantemente, che ha interessato l'estate. Questo però più che altro per un fattore legato ai ritardi che ci sono stati, nonostante gli avvisi della Protezione Civile per la messa in strada dei mezzi spalaneve, sgombraneve in questi giorni. Bene, allora una breve pausa musicale, ci risentiamo quindi tra pochi minuti. Thank you.